da un po' di tempo che non sentivamo Franco Levi, che è insomma un tassello importantissimo di questa multicolore, di questo multicolore mosaico radicale. E ringraziamo anche Diego De Gioielis che ci ha preso un po' d'acqua perché ci stiamo disidratando. Allora, Franco Levi ci parlerà di una persona, come ci ha annunciato prima, che sta all'ergastolo ostativo in Israele, ma è innocente. Allora, sinteticamente, di che cosa si tratta, Franco? Si tratta di Yigal Amir, il quale è dimostrato e documentato, sparò a salve su incarico dello stesso Yitzhak Rabin, per una esercitazione il 4 novembre 1995. Dopo, Yitzhak Rabin, primo ministro di Israele, caricato a peso, dice quello là in auto, dal suo gorilla Yoram Rubin, in realtà Rabin saltò in auto nella Cadillac da primo ministro con le sue gambe in integro e non neanche graffiato, e dopo nella Cadillac premierale lui, il suo gorilla Yoram Rubin, gli sparò due pallottole a bruciapelo ai lati della schiena. E c'era la clinica Ichilov a un chilometro di distanza. La Cadillac presidenziale ha impiegato più di 9 minuti per arrivare alla clinica Ichilov, dove Rabin arrivò ancora vivo e respirante, fu messo in sala operatoria con Shimon Peres in corridoio tutto felice perché lo credeva morto, ma Yitzhak Rabin aprì gli occhi, anche se ormai non c'era molta speranza che potesse riprendere a parlare. Ma quando Rabin ha aperto gli occhi, il signor Shimon Peres ha dato inciampi e pannelle, cioè in escandescenze, e allora Eitan Haber, direttore generale dell'ufficio del primo ministro Rabin, andò in sala operatoria e gli sparò la terza pallottola fatale al torace. Infatti il terzo colpo è un colpo sparato al torace e il foro è di uscita, quello che ha leso il polmone, mentre le due pallottole ai lati della spina dorsale lo avevano ferito gravissimamente, ma non mortalmente. Ora, su questo signore che non è all'ergastolo ostativo, e ci sono tante altre cose di carattere giudiziario che sono state raccolte e documentate da Barry Hemish, giornalista israeliano. Un mio amico è andato anche lui in Florida nell'agosto del 2016, ha parlato con Barry Hemish che era in Florida, lo ha convinto a venire a Rebibbia per parlare di questo Yigal Amir innocente all'ergastolo. Aveva deciso di venire ma non è venuto perché Barry Hemish, giornalista israeliano, è morto d'improvviso il 23 agosto 2016 in Florida a 64 anni, un infarto. Quindi anche i suoi parenti, specialmente in Israele, hanno molta paura a parlare. E io, che già speravo fosse possibile preparare il congresso radicale galattico in Israele nel 2020, a maggior ragione spero che si faccia il congresso radicale galattico in Israele nel 2020, ma non voglio Israele dell'Unione Europea. Israele è Asia, Israele è Oriente, è già arrivata troppa mafia in Israele da un europeo che si chiama Shimon Peres, meglio noto come Shirakmon Peres. Io posso dire che un fratellino di Yigal Amir aveva 12 anni quando Rabin fu ucciso. Queste campane impediscono d'ascoltare
non disturbano l'audio. Bene, gli fu proibito di fare servizio militare. In Israele il servizio militare è obbligatorio e c'è chi fa capriole triple carpiati in avanti e all'indietro per imboscarsi. Lui voleva fare il servizio militare, in pratica da allora il fratellino allora dodicenne di Yigal Amir è agli arresti domiciliari, non deve parlare con nessuno perché ha capito troppo. Nel frattempo sono venute fuori altre cose che dimostrano che la mafia Glocal si chiama proprio Council on Foreign Relations, CFR, CFR, Carnegie, Ford, Rockefeller, e si racconta che è la mafia ebraica, esattamente il contrario. Il resto alla prossima puntata, e spero di arrivare vivo ancora un po' di tempo, perché c'è una task force al lavoro per mettere insieme il libro con l'essenziale dei miei appunti sparsi, 6.000 pagine, si spera di riuscire a sintetizzarle in 600, per adesso questa task force è già arrivata a 3.000, fra un po' forse riusciremo come self-publishing a pubblicare questo libro, Tribune, Trivoluzion. Va bene, grazie allora dell'anteprima, grazie a Franco Levi.